Buongiorno e benvenuti alla seconda puntata di Tra le righe, i nostri colloqui con il professor Stefano Vicari, neuropsichiatra infantile al Bambino Gesù di Roma, e con la dottoressa Maria Pontillo, psicoterapeuta, psicologa sempre al Bambino Gesù di Roma. Buongiorno a entrambi. Allora, mentre nella prima puntata abbiamo fatto un discorso di carattere, diciamo così, ampio, generico, relativamente generico fino a un certo punto, ma comunque relativamente al problema drammatico che si sta evidenziando sempre di più ogni giorno, come ci ha detto il professor Vicari, dell'autolesionismo, oggi entreremo un pochino più nel dettaglio per quello che riguarda il rapporto di questi ragazzi con le loro famiglie. E successivamente, in una terza puntata, parleremo invece del drammatico problema della scuola e della società in generale, sempre relativamente a questo tema. Allora vorrei partire con il professor Vicari, perché così la cronaca di questi ultimi giorni ci ha dato degli spunti che rientrano purtroppo in quelle statistiche che tu ci avevi mostrato nella precedente puntata, con ragazzi molto giovani che, ad esempio, uno si è buttato da un ponte qui spiaccicandosi, poverino, sul pavimento dell'isola Tiberina, quindi siamo in piena Roma. Un altro caso a Palermo, di un ragazzo che giovanissimo che si è suicidato, forse perché bullizzato a scuola o comunque preso in giro per le sue tendenze di carattere omosessuale, non sappiamo nemmeno se è vero o non vero. Ecco, ma che cosa sta succedendo, soprattutto nelle famiglie di questi ragazzi? Ma guarda, ovviamente è un discorso complesso, no? Perché qui noi tracciamo una linea media e cerchiamo di assumere quello che è il comportamento di tutte le famiglie, la realtà è molto variegata. Però posso dirti che noi sappiamo per certo, ormai da molto tempo, che la famiglia, il contesto di crescita più naturale per un bambino, è il contesto dove i bambini imparano a gestire le proprie emozioni, a regolare appunto le proprie reazioni, stabilire anche quelli che sono i rapporti affettivi, le relazioni, no? Così importanti. Quindi la famiglia resta, è sempre stata e resta un nucleo fondamentale per la crescita del bambino e per l'adolescente, cioè per diventare grandi. Ecco, forse la prima cosa che dovremmo dirci è che la famiglia per noi è soprattutto la comunità educante, la comunità di vita, la comunità affettiva. Non tanto la composizione ci interessa la famiglia, quanto i rapporti che intercorrono all'interno della famiglia. Questo è il primo punto. Non c'è dubbio che negli ultimi 20-30 anni è cambiata l'organizzazione familiare in questo paese e in molti paesi nel mondo, ma in Italia in particolare, mi verrebbe da dire. Siamo passati da un modello tradizionale, con tutti i suoi limiti, per carità di Dio, in cui generalmente l'uomo, il padre, era l'autorità che trascorreva il tempo al lavoro ed era l'osso duro, diciamo così, in famiglia, e la mamma invece era la continuità all'interno di casa, era quella che garantiva la crescita educativa. Dicevo questo modello, per carità, con mille limiti, no? Lo sappiamo benissimo. Però siamo passati a un modello in cui, di forte disgregazione, in cui entrambi i genitori ormai, per il modello economico che ci caratterizza, sono costretti a lavorare e quindi sono spesso assenti. Verrebbe a dire quasi non per loro scelta, ma per necessità economica. Ecco, questo modello nuovo porta a un'assenza, a un vuoto di figure di riferimento. A volte i nonni suppliscono, sostituiscono a queste figure, ma ovviamente non sfugge a nessuno che i nonni sono altra cosa dai genitori. Quello che può fare un nonno o una nonna non è quello che può fare un papà e una mamma, anche in termini di autorità e nel senso di trasmissione di regole e di gestione della frustrazione, ad esempio un'attesa nella ricompensa e così via. Ecco,
Nella famiglia sta succedendo questo, cioè mancano i momenti, gli spazi di incontro e di aggregazione. Dico solo un'ultima cosa e mi taccio. I dati che noi conosciamo sulla pandemia ci dicono che i ragazzi che ce l'hanno fatta, cioè quelli che non hanno avuto un disturbo, sono quei ragazzi che vivono in una famiglia numerosa, dove ci sono molti fratelli, quindi questo è l'altro aspetto che voglio sottolineare, il ruolo dei fratelli. Cioè la possibilità di avere relazioni tra pari, di poter parlare, di poter giocare e spazi molto grandi a disposizione. Quindi il contesto anche in cui la famiglia vive ha una sua importanza. Mi sembra molto interessante questo riferimento al tema fratelli e sorelle, ovviamente, no? Certo. Perché di solito, Maria Pontillo, di solito è vero, si parla sempre il genitore e il o la ragazza, no? Cioè, quindi il singolo figlio. E invece cioè, le famiglie a volte hanno due, tre, quattro figli. È vero che oggi la denatalità è molto alta, però ci sono, ad esempio, quasi tutti. Io ho una sorella, ecco per dire, no? Non so voi. Però ti vorrei fare questa domanda. L'altro giorno, una signora che si rivolgeva alla mia rubrica del TG5 mi diceva, entrava proprio su questo tema della figlia tredicenne che lei temeva avesse fenomeni di autolesionismo. Tant'è che non vi nascondo che le ho subito indicato, anche se non è di Roma, il vostro lavoro in modo da poterla in qualche modo aiutare a indirizzare. Però lei mi ha detto a un certo punto una frase che mi sono appuntato. Beh, ma da tanto guarda, io lo so che questo rientra nella normale crisi evolutiva dell'adolescenza, ma non è così, perché questa quasi mi è sembrato quasi un desiderio di minimizzare, no? Beh, vabbè, si sa come sono i ragazzi, no? Cosa ne pensi? Andrea, penso che questa frase rappresenti un po', un aspetto fondamentale della percezione che i genitori hanno oggi dei loro figli. Vi è una tendenza alla minimizzazione e una tendenza a sottovalutare eventuali segnali d'allarme rispetto alla salute mentale dei ragazzi. Ricordiamoci infatti che dover accertare anche la possibile esistenza di una difficoltà psicologica significherebbe molto spesso per un genitore dover, come dire, accettare una propria fragilità, il fatto di non aver visto, il fatto di non esserci stato. Quindi si crea una sorta di negazione, di meccanismo per cui il genitore tende ad attribuire la tristezza, ma anche l'autolesionismo, ma anche quella tristezza persistente, quella che non passa, che porta il ragazzo al ritiro, all'isolamento sociale, a quella che è una fase evolutiva, la cosiddetta adolescenza. Si parla di crisi evolutiva, breakdown evolutivo e sicuramente l'adolescenza rappresenta un periodo critico per i nostri ragazzi, il periodo in cui sono, come dire, chiamati a nuovi compiti di sviluppo. Il primo è quello proprio di individuarsi, di cercare di definire una propria identità e non più rispetto al contesto familiare, ma rispetto al contesto dei pari. Questo non significa però che tutti gli adolescenti debbano necessariamente andare incontro a quello che è un disturbo mentale, perché quando parliamo di autolesionismo, ricordiamocelo, parliamo di un fenomeno che comunque si associa nella gran parte dei casi ad una condizione di depressione. La tristezza che è tipica, diciamo, è secondaria ad una delusione amicale, ad una delusione sentimentale, anche ad un evento familiare particolarmente stressante, è una tristezza transitoria per un adolescente però che ha le risorse per fronteggiare degli eventi di vita stressanti. Ci sono adolescenti vulnerabili e molto spesso i genitori temono quella vulnerabilità perché costituirebbe l'ammissione di una loro fragilità. Stefano Vicari, certamente il ragazzo, perché bambino non sarebbe corretto, ma il ragazzo o la ragazza cercano di nascondere all'adulto, no? Che sia il genitore, che sia la nonna o il nonno, comunque cercano di nascondere questo fatto, questo loro atteggiamento. Però cosa può fare un genitore? Cioè tirare su improvvisamente la manica del ragazzo, del figlio? Che è un po' come quasi voler dire voglio vedere se ti droghi, no? È l'atteggiamento giusto o può essere addirittura controproducente? Ma guarda,
ovviamente tutto ciò che è brusco è controproducente, no? Ma il punto è come si è costruito il rapporto con il ragazzo, quindi col bambino, negli anni, che tipo di rapporto, di relazione empatica abbiamo stabilito con i nostri figli, che tipo di, appunto, colloquio abbiamo costruito con loro, che non vuol dire, guarda, parlare con i nostri figli, vuol dire spesso, anzi, essere in grado di sapere ascoltare. Perché soprattutto i più giovani, poi questa cosa si perde se viene frustrata, che cercano aiuto, vogliono farsi scoprire. Sai, il gioco fra bambino e poi adolescente, fra il preadolescente e i genitori, è sempre quello: io cerco di nasconderti le cose, ma spero che tu te ne accorga. I bambini, i giovani adolescenti, quell'età di passaggio dalla preadolescenza all'adolescenza è proprio caratterizzata da questo. Io provo a allontanarmi, ma chissà se tu te ne accorgi che io mi sto allontanando. In altre parole, bisogna esserci, bisogna garantire una presenza. Vedi, io, come sai, ho 4 figli ormai molto grandi, anzi sono nonno, e quando ero giovane continuavo a dirmi: vabbè, ma in fondo non è importante il tempo che passiamo con i figli, ma la qualità del tempo. Ora, certamente la qualità è molto importante, ma comincio a pensare, anzi ormai sono convinto, che è anche una questione di quantità di tempo. Dobbiamo garantire una continuità di presenza. Allora viene facile girare per casa, magari a torso nudo, o magari avere la possibilità, poi parliamo di 12-13 anni, quindi insomma un bagno in una vasca da bagno glielo possiamo fare ancora, no? Non è che offendiamo la loro privacy, ovviamente con discrezione, ovviamente con tatto. Ma se questa è stata una modalità che noi abbiamo costruito negli anni, sarà più facile farla da adolescenti. Guarda, un libro che tu conosci, perché hai speso anche belle parole, ti ringrazio, Bambini autonomi, adolescenti sicuri, nel titolo nasconde un po' questo concetto. Cioè, se noi vogliamo degli adolescenti sicuri, appunto, cioè in grado di accettare, di vivere le sfide che è un'età bellissima, ma anche complicata, opporre loro, dobbiamo iniziare a lavorarci quando sono bambini, dobbiamo lavorare perché i bambini siano autonomi, perché siano in grado, cioè, di fare da soli quello che noi cerchiamo di insegnare. E questo è un aspetto, io credo, particolarmente importante. Non possiamo credere di affrontare i problemi in adolescenza quando si presentano, dobbiamo capire che l'adolescenza è il risultato di un percorso educativo che nasce fin dalle primissime settimane di vita del bambino. Maria Pontillo, a chiudere questa nostra seconda puntata, è più facile questo tipo di dialogo, è più facile o più difficile, con un maschio o con una femmina? Ma Andrea, io credo che non ci siano differenze, nel senso che comunque l'adolescente, sia esso un maschio sia esso una femmina, ha bisogno di sentirsi accolto e ascoltato. E quindi il fatto che un genitore, come diceva il professor Viseri, sia presente, ma sia presente in maniera attenta, in maniera condivisa, condividendo delle attività con il figlio, da attività ludiche ad attività più impegnative, quella è la chiave, indipendentemente dal fatto che il ragazzo sia maschio o femmina. Benissimo, siamo arrivati alla fine. Si arriva sempre alla fine, mannaggia, che uno dice: ma qua c'è ancora tante cose da dire. Però abbiamo dei tempi ovviamente contingentati. Allora, grazie per questo secondo appuntamento tra le righe. Sai che io ho fatto lo scout, Andrea, no? E c'è una cosa che gli scout usano molto, che è il gioco come strumento educativo. Nella tecnica dei giochi, il messaggio fondamentale è che il gioco va interrotto nel momento del massimo successo, cioè quando sta cominciando meglio si interrompe, perché così resta, come dire, questo ricordo e questa sensazione di piacevolezza. Molto bene, con questo interessante suggerimento di Stefano Vicari ci diamo appuntamento alla prossima puntata tra le righe, sempre autolesionismo, ma questa volta andremo nelle scuole e un po' nella società.